Nella Roma degli imperatori e dei papi, nella città della grande ed eterna bellezza, debutta il 15 marzo 2018 una straordinaria esperienza estetica, emotiva e spirituale. È il live show firmato Marco Balic dal titolo Giudizio Universale, Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel, presentato lo scorso venerdì nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. Protagonista indiscussa la cappella cinquecentesca affrescata dal pittore sommo nel nome di Maria Assunta in Cielo, luogo del conclave, ispirazione di artisti, scrittori e registi, che oggi vive di nuova arte in una nuova forma. Il merito va alle tecnologie digitali capaci di condurre lo spettatore fin dentro la creazione, con effetti speciali, proiezioni immersive in 4K, live performance per 60 minuti di racconto diviso in 4 capitoli. È un sogno che si realizza, afferma Balic, regista dei grandi show e dei giochi olimpici, fiero di confrontarsi per la prima volta con un capolavoro tutto italiano. Nella mia esperienza di produttore e creatore di olimpiadi, di spettacoli olimpici, vado sempre in questi posti in tutto il mondo, Turkmenistan, Cina, Brasile, Sochi, Russia. Io amo l'Italia e voglio fare qualcosa per l'Italia. Voglio rendere orgogliosi i nostri ragazzi delle meraviglie che abbiamo. E voglio farlo con i linguaggi pazzescamente tecnologici che abbiamo imparato ad usare con le cerimonie olimpiche. Le note e il tema originale scritti da Sting, grande conoscitore della musica rinascimentale ma anche del pop e del rock, la creatività degli esperti di videogames, la consulenza scientifica dei Musei Vaticani e ovviamente gli affreschi di Michelangelo hanno consentito di realizzare lo show dove si fondono diverse espressioni artistiche, dando vita al primo spettacolo al mondo di Artainment, arte e intrattenimento per educare e divertire, per arrivare a realizzare, come sostiene Monsignor Dario Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, il pieno e armonioso sviluppo della persona umana. Ancora Balic. Vogliamo contaminare, diciamo così, la fruizione di un'opera d'arte con un fortissimo impatto emotivo, usando i codici che adesso appartengono a, diciamo così, le generazioni che sono cresciute con la PlayStation e che vanno al cinema, ormai quasi vedono Netflix e che, diciamo così, sono quasi distratti rispetto a questo meraviglioso patrimonio. E le dico di più, io ho 4 figli e ormai quando hanno visto 18 Avengers e Batman contro Tarzan, loro non conoscono la nostra storia o la conoscono come, diciamo così, la subiscono. Giudizio Universale sarà programmato all'Auditorium Conciliazione 2 volte al giorno per almeno un anno, ma l'obiettivo è quello di farne uno spettacolo fisso. Lo studio e la ricerca dietro questo show sono stati enormi, spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che ha messo a disposizione gli esperti per ricreare gli affreschi della Cappella Sistina, per entrare nei tormenti di Michelangelo e nel suo rapporto prima con Giulio II, poi con Clemente VII, fino a scoprire il capolavoro dell'artista nei segreti del conclave, stazioni fondamentali per un viaggio da 9 milioni di euro, capace di coniugare tradizione e innovazione. E se noi ripercorriamo la storia della Chiesa di Roma, ci sono tanti momenti in cui la tradizione si sposa con l'innovazione. Pensiamo alla Radio Vaticana di Marconi, pensiamo semplicemente all'affresco di Domenico Torti nella Galleria dei Candelabri, che 20 anni dopo l'invenzione della fotografia, l'arte fotografica annoverata in un affresco di Papa Leone XIII, che raffigura l'allegoria delle arti, quindi vicino alla pittura, alla scultura, all'architettura c'è l'arte fotografica.